acqua di mare, adesso vola, le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. A Firenze si festeggia un compleanno particolare con invitati da tutto il mondo. Santa Maria del Fiore compie gli anni, infatti 714 anni fa venne posta la prima pietra. Certezza, emozione. La maestosa chiesa, progettata da Arnolfo di Cambio, fu terminata quasi definitivamente nel 1415, quando il Brunelleschi fu chiamato a costruire la cupola. Il capolavoro di ingegneria e di estetica bellezza venne concluso nel 1434. Oggi come allora, quasi ogni giorno tante persone ammirano con il naso all'insù quell'edificio di straordinaria bellezza. Giornalmente sono tanti i turisti in coda per salire sulla terrazza della cattedrale e non si lasciano spaventare dai numerosi scalini. Oggi l'ingresso è gratuito e la pioggia del primo pomeriggio non è riuscita a guastare i festeggiamenti. Un lungo serpentone si è formato all'ingresso e tante persone con ombrello a seguito hanno aspettato il loro turno. È la prima volta che visita la terrazza di Santa Maria del Fiore? Sì, prima volta e molto bello, iniziativa lodevole, forse doveva essere pubblicizzata meglio. È la prima volta, è stata un'occasione dell'ultimo minuto. L'ho saputo per caso e ho subito approfittato, sono venuta di corsa perché siamo veramente amanti della nostra città. E è stata un'occasione bellissima perché non c'ero mai stata. Quindi sono estasiata da questo panorama, conosco Firenze dal basso ma dall'alto non l'avevo mai vista. Quindi le sembra una bella iniziativa questa organizzata? È splendida questa iniziativa, davvero, perché ci permette di approfittare di questa splendida città, delle sue vedute, mozzafiato. Io sono molto contenta di questa iniziativa e ho accettato volentieri. Ero stata nella cupola tanti anni fa e sono venuta volentieri a vedere anche il giro panoramico. La dottoressa Anna Mitrano, presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, ha commentato l'evento dell'anniversario del Duomo. Com'è andata la giornata dell'anniversario di Santa Maria del Fiore? Sono soddisfatta. Abbiamo iniziato ieri sera le celebrazioni per questo 714esimo anniversario dalla posa della prima pietra della cattedrale e quindi della fondazione dell'opera. Abbiamo iniziato con il concerto di aree sacre di Monica Bacelli nell'ambito e a conclusione della 14esima edizione della rassegna di musica sacra Of Lo Scolende, intitolata al venerato vescovo fiorentino. Questa mattina abbiamo proseguito con un'apertura straordinaria delle terrazze dalle 10 della mattina fino alle 16 del pomeriggio, delle terrazze ma anche dell'antica bottega dell'opera in via dello studio. Bene, devo dire che è stata un'occasione per i fiorentini di riappropriarsi di spazi intimamente sentiti propri, le famiglie, i bambini, gli studiosi anche, hanno potuto raggiungere dei luoghi che magari erano inconsueti. Mi riferisco proprio alle terrazze dove abbiamo registrato un pubblico, visitatori, più o meno 4.000 visitatori. Noi oggi proponiamo questa serie di iniziative perché i fiorentini sentano questa grande casa come spazio di preghiera, di istruzione, ma anche di vita comunitaria. Speranza e devozione. Io ti vado a celebrare come un prete sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare questa notte ancora. La giornata ha riscosso successo e i fiorentini sono tornati ad ammirare il loro patrimonio artistico e culturale. Santa Maria del Fiore, all'interno come all'esterno, regala sempre emozioni forti e indimenticabili. Chi la osserva non può che rimanere abbagliato degli affreschi e della complessità dell'architettura. Dalla terrazza si domina Firenze, i tetti delle case e i comignoli ancora spenti. L'unione fra passato e presente si unisce nella cattedrale e nella città. Oggi sono molti i cittadini e anche i turisti che sono riusciti a fare questa splendida passeggiata sulla terrazza senza pagare il biglietto.